Adesso abbiamo Rosella Sensi e diamo il buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno dottoressa Sensi. E benvenuta. Buongiorno a voi e grazie, buongiorno. No, figurati. Io vi ringrazio di questa opportunità perché sono ancora un po' scioccata, quindi oggi pure le parole mi vengono male, anche se sono una grande chiacchierona, però ci tenevo a ringraziare tutti dell'affetto che ci hanno dimostrato in questi giorni e soprattutto ieri, perché a mamma avrebbe fatto sicuramente e gli farà, perché ci vedrebbe lassù, un grande piacere, dimostrazioni di affetto da parte di tutti, di persone più famose ma soprattutto dei tifosi che lei amava. Mi dispiace che Massimo abbia detto queste cose, perché Massimo chi, scusa, che qua invece Massimo Ferrero, perché Massimo l'avrà detto in un momento di così del suo carattere, però io ne ho visti veramente tanti ieri di tifosi in un lunedì mattina lavorativo, che quando è uscito il feretro hanno applaudito lungamente mamma. E questa non è polemica, perché in questo momento di polemiche ce ne stanno proprio poche in un momento di dolore, però siccome ho visto testimonianze grandi, due signore anche di una certa età, non proprio giovanissime, sono venute dalla Calabria e hanno fatto un viaggio per venire a salutare mamma, e ci sono state tante persone. Quindi io mi sento di ringraziare tutte queste persone che ci hanno dimostrato un affetto, un calore che a mamma avrebbe fatto un enorme piacere, e poi tante persone, a voi più note, a tutti quanti note, che hanno dimostrato a noi un grande affetto anche nei messaggi che io non voglio citare per un fatto di vanto, però credetemi, in questo momento anche il calcio, tutto il calcio mi è stato vicino, per cui bisogna anche dirlo, no? Che nei momenti di dolore il calcio non è sempre brutto, ci sono anche dei valori che a volte possono essere dimostrati, e credetemi che delle persone l'hanno saputo dimostrare. No, no, ma ci mancherebbe. Noi no, chiaramente, dottoressa, non abbiamo nessun tipo di domanda, perché qua c'è poco da domandare, c'è soltanto da esprimere anche personalmente le condoglianze. Certo, a parte questo, da ringraziare veramente, continuare a dire, di ringraziare tutti quelli che sono venuti, e io assicuro una marea di tifosi che sono venuti anche di adesso, ma anche di altri tempi, di curve passate, c'era veramente di tutto. E poi complimenti anche a tutta la vecchia dirigenza, sono venuti tutti, ma tutti, anche c'era anche gente che stava già con Viola, eccetera, eccetera, è veramente. Sì, e tra le altre cose, ecco, grazie che me l'avete fatto ricordare, sono venuti tutti i presidenti, c'era Riccardo Viola, che è un mio caro amico e lo ringrazio, ma anche per i figli di presidenti passati, Mario Giulio Anzalone, la figlia di Marini Bettina, quindi c'è stato un po' tutta la storia della Roma che si è stretta vicino a noi, quindi è stato un momento che solo la Roma, i romanisti, la storia della Roma e mamma ha potuto creare, quindi di questo io ci tengo proprio a ringraziare, perché è stato un momento di dolore, ma di grandi sentimenti, di grandi valori, che forse solo la Roma, posso dirlo, Mario, con un po' di vanto, anche in un momento di dolore sa creare, no? Assolutamente sì. C'erano i nuovi dirigenti, i vecchi, sì. E quella è la cosa importante, insomma, che sì, è vero, comunque, è vero. Assolutamente sì, e volevo ringraziare veramente tutti. Scusate il momento un po' difficile, ragazzi, parole, più che comprensibile. Ci tenevo e vi ringrazio di questa opportunità, perché mamma lo avrebbe fatto al posto mio, e io lo faccio proprio, ci tengo a farlo, perché so che gli ha fatto tanto piacere, ecco, questo sì. Bene, un grande abbraccio a tutta la famiglia, evidentemente, da parte di tutti noi e di tutti quanti i tifosi, che già sappiamo essere vicini a voi. Ci sono stati veramente vicini, ma io continuo a ricevere dimostrazioni di affetto continuamente in tutti i modi, tramite social, tramite personalmente, tramite telefonate e messaggi, quindi questa è stata un'occasione per farlo direttamente attraverso la radio e anche in altri modi, ma grazie Mario che mi hai dato questa grande opportunità. No, beh, guarda, io l'unico che ho pensato, dico, ma è incredibile, anche Andrea Agnelli che ha fatto un, no? Che si sì, è. Sì, non, sì, ecco, sì. Lui lo vedo sempre un po' freddo, mi sembra, il presidente, scusa, no, che uno ride, ma insomma è giusto uno per dei primi, sabato mattina prestissimo. Bene. È vero, sì. Va bene. Sì.
Dottoressa, noi le rinnoviamo insomma le nostre condoglianze, come dicevamo prima. E... Ma guarda, io voglio concludere prima la Roma. Lei è tutta la famiglia. Forza Maria e forza Roma, questa è la cosa che mi viene in mente in questo momento. Sì, forza Maria e forza Roma, è vero, sempre. No. E anche Franco, ricordiamo sempre. Un abbraccio. Sta con lui, stanno insieme a vederla, domani vedranno la partita insieme. Un abbraccio, grazie a tutti forza voi. Forza Roma e grazie. Ciao. Grazie. Ciao.